Esistono tre criteri principali per capire se l'attività che ti hanno proposto è un network marketing serio, fatto da un'azienda seria, o piuttosto è una truffa o uno schema piramidale. Li andiamo a ragionare insieme nel video di oggi. Ciao da Roberto, in questo nuovo video torniamo a parlare di network marketing. Ne ho già parlato in un video introduttivo precedente che potrebbe interessarti guardare se sei nuovo a questi argomenti. Oggi ci concentriamo sul distinguere, sul come fare a capire se il network marketing è valido ed è soprattutto legale o piuttosto è una truffa o schema piramidale che dir si voglia. La differenza è abbastanza semplice tutto sommato da identificare. La prima domanda che dobbiamo farci è: ma da dove viene il denaro, da dove viene il profitto? In un network marketing legale, ok, il denaro fondamentalmente viene dal denaro che viene pagato dal cliente finale. Faccio un esempio. Se il prodotto oggetto del network marketing fosse un libro, ma potrebbe essere un integratore alimentare, potrebbe essere una giacca, potrebbe essere un iPad, un oggetto di elettronica, insomma, quello che vuoi tu, il cliente finale cosa fa? Compra questo prodotto, paga legittimamente del denaro, tanto quanto lo farebbe se comprasse lo stesso prodotto in un negozio più tradizionale. Ovviamente il costo in origine di produzione di quel bene, di quel prodotto, di quel servizio andrà all'azienda, ma tra il costo iniziale e il prezzo finale pagato c'è un margine, quel margine è quello che va a pagare la catena provvigionale del network marketing. Questo è assolutamente legale. Poi ci sono network più ricchi, network più poveri, prodotti più interessanti e meno interessanti, ma comunque questo non distingue il fatto che siano tutti ampiamente legali. Cos'è che invece viene chiamato schema piramidale ed è illegale? Se non c'è sostanzialmente il prodotto finale, se il denaro deriva direttamente dal reclutamento delle persone, ossia se io sono un aderente al network marketing, coinvolgo il mio amico Gigetto e Gigetto, per il fatto stesso di entrare nell'attività, paga, che ne so, una fee di 1000 euro, su quella fee di 1000 euro io guadagno 500 euro, chi ha coinvolto me ne guadagna 200 e quello che ha coinvolto me ne guadagna 50 e così via, risalendo la catena, diciamo, del network. Questo è uno schema piramidale, perché Gigetto non è che paga 1000 euro perché si compra un iPad o si compra, che ne so, tutto un set di prodotti per il benessere del corpo, un materasso ergonomico, quello che sia. Lui paga 1000 euro semplicemente per entrare nell'attività. Questo non si può fare, questo è illegale. Ora, visto che le aziende che organizzano delle truffe o i truffatori che si camuffano da azienda, vedila un po' come vuoi, ma questo è un po' il tema, sanno questa cosa, a volte cercano di truccare le carte e quindi mettono giù una fee iniziale di questo tipo che è abbastanza elevata, mascherandola da qualcosa, cioè dando l'idea che l'aderente nuovo si debba comprare un kit di base che comprende tipicamente una serie di stupidate. Può essere, che ne so, un piccolo evento di formazione inutile o magari una roba online, un kit di qualche prodotto che non vale niente, tutta una serie di materiali pubblicitari, insomma un qualcosa, una specie di prodotto civetta che giustifica teoricamente il costo dei 1000 euro, ma in realtà il vero motivo per cui lui paga i 1000 euro è per entrare nell'attività. Quindi se l'attività che ti hanno proposto, e attenzione perché di queste truffe ne nascono ogni anno, a me ne sono state proposte non hai idea di quante, ha un po' queste caratteristiche, diffida e ovviamente lascia stare. Deve essere molto molto chiaro che l'azienda propone un prodotto, una serie, un catalogo di prodotti, questi prodotti sono validi, le persone finali, clienti, compreranno i prodotti e da lì si genererà la catena del valore, la catena del guadagno. Quindi questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica, te l'ho già in realtà accennata, è la fee iniziale. In teoria tu dovresti aderire al network e non dover pagare niente. Tu inizi l'attività, per il fatto stesso di iniziare non è che guadagni niente, ma non devi neanche pagare niente. Spesso in realtà ti suggeriscono di comprare un kit iniziale, magari un piccolo stock di prodotti. Questo ci può stare, non è che lo identifica di per sé come truffa, però il valore di questa fee iniziale deve essere molto basso. Molto basso, può essere qualche decina, può essere qualche centinaia di euro, ok? Che tipicamente che cos'è? È sì un po' di materiale pubblicitario, ma quello dovrebbe essere gratis o quasi, e più è uno stock iniziale di prodotti che permetta anche a te di testare. Cioè l'idea è: se noi vendiamo materassi, magari chi mi ha coinvolto mi consiglia di comprare un materasso, di provarlo, o cuscini, per dire, perché
se io provo il cuscino, in effetti mi diventa anche più facile poi parlare a un eventuale cliente, perché lo apprezzo, perché ha i benefici, magari un cuscino caro, però un cuscino che ha, che ne so, un sistema energetico cinese molto particolare, funziona molto bene, lo proponiamo a persone che hanno problemi cervicali, io ho problemi di cervicale, lo compro, lo apprezzo, lo rivendo, ok, mettiamo che io poi sono imbranato a fare questa cosa, non rivendo il cuscino, ho pagato 100 euro quel cuscino, possiamo discutere se sia più o meno equilibrato il prezzo, ma la male parata cosa mi rimane in mano? Il cuscino, quindi io entro come un cliente finale, mi hanno fatto pagare qualcosa per il prodotto, magari sono 200 euro che ha un set di, che ne so, integratori alimentari con i quali posso andare avanti per 2 mesi. Non li rivendo? È pazienza, vuol dire che me li consumerò io, chiuderò quell'attività, non è andata da nessuna parte, ma questo va bene. Quindi se c'è una fee iniziale, se c'è un acquisto iniziale, guarda di nuovo se è sostanzialmente un valore che do per prodotti e non deve essere un valore strangolante. Se mi chiedono 5.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro, un network serio di solito non parte in questo modo, non ti fa comprare una roba che se tu non vendi ti crea un vero danno personale o tu non riesci a consumare. Terza caratteristica importante è la formazione. Allora, io sono un formatore, ma sono un formatore indipendente. Quasi tutti i network usano la formazione al loro interno. E nel video precedente dicevo anche che questo è anche un vantaggio. Però attenzione, perché anche qua alcuni network truffa o alcuni network, di nuovo, configurati legalmente, ma che sostanzialmente fanno una manipolazione che non va bene nei confronti delle persone, usano la formazione come un ariete. Cioè, la formazione che mi dà il network dovrebbe essere gratuita, perché chi mi forma ha interesse che io diventi un venditore più bravo, più motivato, una persona in grado di condurre riunioni, perché se farò questo molto bene genererò provvigioni anche per lui, per chi l'ha coinvolto e a monte. Quindi non dovrei pagarla questa formazione, oppure la posso anche pagare. Ogni netto si organizza un po' come crede, però deve avere un costo accettabile. Se io per entrare lì dentro e scavalcare il primo livello devo cominciare a pagare un costo che costa 1000 euro, per salire l'ulteriore gradino ne pago 3, poi ne pago 15, e non faccio dei numeri a caso, no? Perché ci sono netto che qua non mi piace citare gli esempi più deteriori, però sono esistite queste cose, quindi soprattutto diciamo situazioni dove l'idea di base era coinvolgiamo le persone, gli pompiamo anche l'ego, gli diciamo che quell'evento sarà l'evento che gli capovolgerà la vita, mentre invece in realtà erano tutti ambienti molto ideologicizzati e dove soprattutto alla fine la formazione mascherava quella cosa che ti ho detto fino all'inizio che non va bene, cioè il fatto che uno continua a pagare semplicemente per star lì dentro. Quindi il network marketing è un'attività di per sé valida, possiamo essere più o meno favorevoli, può piacerci più o meno, possiamo essere più o meno bravi, da network a network c'è una grande differenza, i prodotti finali secondo me fanno sempre la differenza, se è un qualcosa che è valido vuol dire che il consumatore finale non deve aver bisogno di un super persuasore per comprarselo, te lo faccio provare, è un prodotto valido, te lo comprerai, lo pagherai, genererai del profitto, quindi questo è davvero tanto tanto importante. Se invece ti ritrovi nelle tre caratteristiche che ti ricordo sono: non c'è un vero profitto che viene dai prodotti ma semplicemente dal coinvolgimento delle persone, ti chiedono delle fee iniziali molto alte, esagerate, a fronte di niente, a fronte di un qualcosa che è solo lo specchietto per le allodole, terzo ci sono degli obblighi di formazione pesanti con dei costi molto alti, diffidane, scappa e valuta tu se denunciare alle autorità competenti, perché tipicamente questa cosa è una truffa. Mi auguro che queste informazioni ti vengano utili, l'idea è che anche seguendo questi video, anche seguendo la formazione che cerco di erogare attraverso i canali social, in questo senso se ti piace ti invito a commentare il video, ti invito a seguirmi su YouTube o sugli altri social, ti invito a seguirmi nella community, una community in cui diffondo idee e educazione finanziaria, trovi il link qua sotto in descrizione, insomma l'idea è di cercare di diffondere idee, di rendere tutti un po' più consapevoli, un po' più educati, perché educazione finanziaria significa decisione più consapevole, significa una vita migliore. Grazie di avermi seguito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Roberto.